Ciao a tutti amici, oggi sono qui in un nuovo video per darvi dei consigli su come disegnare. Ascoltate bene perché sono molto molto semplici e si possono rifare benissimo a casa con oggetti che avete di sicuro. Ad esempio vi prendo questo qua che è un cotton fioc e adesso vi faccio vedere come passare da questo a questo con dei semplici cotton fioc che sicuramente avrete in bagno, quindi vi lascio il tempo per andarli a prendere. Andate. Bene, ora che avete preso i cotton fioc, andiamo al tutorial. Allora, come prima cosa prendiamo un foglio bianco, una matita. Io ho preso questa, ma voi potete prendere benissimo qualunque matita. E scegliamo cosa disegnare. Voglio disegnare un animale. Disegniamo un pappagallo. Facciamo un pappagallo semplice, così potete rifarlo anche voi a casa. Ok, lo sto disegnando, scusate ma ho un po' di difficoltà nel tenere il telefono e disegnare, quindi ecco qua. Ok, facciamo l'occhio, bello grande perché deve essere carino. Ok, così il nostro pappagallo è quasi terminato. Aggiungiamo le zampette. Bene, allora io vado a colorare anche l'occhio interno, così vedete bene come viene. Bene, allora il nostro pappagallo è terminato, adesso vi faccio vedere i trucchetti per migliorarlo. Allora, come vi ho già detto, abbiamo bisogno di un cotton fioc, in questo caso ne ho presi due per farvi vedere, questo è già utilizzato. E adesso vi faccio vedere cosa fare. Allora, con una matita andate a colorare la parte più esterna del disegno, in questo modo. Vedete, io ho iniziato colorando la pancia ed andiamo a colorare in maniera graduale, cioè fate più scura la parte esterna e un po' più chiara la parte interna, ma non c'è bisogno che colorate benissimo, eh? Faccio così per tutto il pappagallo, vediamo. Oh, che carino! Poi, quando avete delle parti distanti, tipo l'ala in questo caso e la pancia, fate la stessa cosa, cioè calcate sul bordo e poi colorate. La parte al centro la lascio molto molto chiara, anzi non la coloro nemmeno, la lasciamo così. Questa la coloro perché si deve distinguere dall'ala. Coloro anche il beccuccio in questo modo. Voilà. Ed ecco qua, ho colorato tutte le parti necessarie del pappagallo. Ah, ovviamente le zampe le faccio tutte scure. Bene, adesso che ho colorato il pappagallo vi faccio vedere come si sfuma con i cotton fioc. È semplicissimo, prendete il cotton fioc e sfumate con movimenti circolari sulla matita. Vedete che si uniforma tutto, si compatta bene bene. E fate così per tutto quanto il pappagallo. Magari tipo sulle zone più chiare calcate un po' meno, cioè andate più piano, mentre qui calcate un po' di più, visto che c'è più matita. Per uniformare potete aiutarvi anche con le dita, cioè quando avete fatto date una passata così con il dito e si uniforma. Allora, io questa cosa qua l'ho pensata con il cotton fioc, ma in realtà si può fare anche con lo sfumino. Non so se voi lo conoscete, è un oggetto che si utilizza proprio per il disegno, ma il cotton fioc lo abbiamo tutti in casa. Ma comunque, se il vostro cotton fioc si inizia a rovinare, ne prendete un altro ovviamente, perché rimane più fine. Thank you.
Ecco qui, siamo arrivati alla coda. Ora è la parte del becco. Poi, una volta finito, io utilizzo una gomma che lungo i contorni mi va a togliere la matita che si è sbaffata. Così, in questo modo. Bene, e infine, come ultima cosa, vado a ripassare un po' i contorni che con il Cotton Fioc sono un po' andati via. Vedete? Ma giusto poco, eh. Per esempio qua nella pancia. Facciamo la firma. Voilà. Ta-da! Il nostro pappagallo è finito. Guardate quanto è carino. Dobbiamo dargli un nome. Non lo so, scrivetemelo nei commenti. Suggeritemelo. E nulla, ecco qua il nostro disegno. Mi piace un sacco. Tutto questo con solo un Cotton Fioc, ragazzi. Cioè... scrivetemi se volete altri consigli di disegno, perché ne ho tantissimi da darvi, e nei video mi chiedete spesso anche se io ho fatto qualche scuola, qualche corso. No ragazzi, io ho fatto tutto da sola perché mi piace, quindi ho studiato da sola, cioè mi sono semplicemente esercitata. Quindi voi provateci, non è detto che vi verrà bene da subito, però continuate a provare. Nel frattempo vi faccio vedere anche i miei altri disegni nello sketchbook, perché sono tantissimi, li faccio quando mi annoio. Allora, questo ad esempio è Mauro Rossiello, e avevo fatto la challenge che disegno Mauro Rossiello con il rossetto, quindi avevo dato tanti baci al foglio e poi ho fatto questo disegno e ci ho attaccato anche tantissimi glitter. Poi questa è una matita, è una medusa che praticamente ho fatto con un carboncino mentre, non mi ricordo, mi stavo annoiando, e mi piace un sacco come è venuta alla fine. Poi questa è la signorina Kerbal, e non so se la riconoscete, ditemi se già la conoscete, e ho attaccato anche a lei glitter e nulla, l'avevo fatto con un filtro. Poi questo invece è rondo, e questo disegno l'ho fatto con tanto amore, infatti mi piace un sacco, e solo che, cioè, non l'ho finito, ho fatto soltanto la faccia, però non ho colorato per esempio le parti fuori. Poi, ah ecco, qua abbiamo Pino di Mare Fuori, eccolo, e no, qui è un po' arrabbiato, non mi piace tanto, andiamo avanti. Questi sono Carmine e Rosa Ricci, sempre di Mare Fuori. E è la scena più famosa, non so se voi avete visto Mare Fuori, però loro due mi fanno impazzire. E poi qua c'è il disegno del mio gattino, che l'ho fatto nel video scorso, e niente, se ve lo siete perso andatelo a vedere perché è un bel video, diciamo. E poi questo qui l'avevo fatto sempre per un tutorial, per spiegare. E questo è quello che abbiamo fatto oggi, wow! E nel frattempo ho anche acquistato uno spray per fissare la matita sui disegni, quindi adesso lo vado a spruzzare su tutti i miei disegni a matita, perché in questo modo la matita non si sbaffa. Cioè, tipo ad esempio la mia mano è un po' sporca perché quando disegno la matita... Quindi spruzziamo. Allora, partiamo dalla medusa. Ok, credo che ne basti poco alla fine. Che puzza! Rondo. Ok. Poi abbiamo Pino. E facciamo quello che ho fatto oggi. Non ci riesco, troppa puzza. Mi manca il gatto. Bene, adesso aspetto un attimo che si asciughi, anzi mi sa che mi tocca aprire anche la finestra, scusate, ma ok. Di aria fresca. E nulla, seguitemi e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Io vi aspetto al prossimo video e vi mando un bacione enorme. Ciao ciao.